È importante appunto dire ciò che si pensa, come ha detto il Papa, avere il coraggio anche di sbagliare è importante. Il Papa ha anche detto il mondo giovanile va a rotoli, sei d'accordo con questa definizione del vostro mondo? Dunque, non del tutto, sinceramente, è una visione abbastanza, diciamo, pessimista della realtà giovanile in un certo senso. Reputo appunto che ci siano molte realtà e che il dialogo sia molto importante per poter affrontare quelle che sono le difficoltà attuali che stiamo vivendo. Sì, io ho fatto la mia scelta vocazionale, peraltro proprio incardinandola su uno dei temi fondamentali che ci ha proposto il Papa, che è quello del discernimento, perché io ho incontrato, e posso dirlo, un testimone, un frate domenicano in confessione, che quel Dio che io desidero e che ora desidero più che mai da frate domenicano, che quel Dio lo aveva in faccia e me lo ha lasciato addosso, sino all'abito oserei dire proprio. In pratica ha sperimentato quello che il Papa ha detto oggi, cioè la vicinanza della Chiesa al giovani. Infatti io ho sentito così tanto questa vicinanza, per cui effettivamente mi penso Chiesa, cioè quando... Non sento l'alterità tra giovani e chiesa, questa è una cosa che sto scoprendo, che sto capendo, che ho visto anche nei miei coetanei, ma posta così in questi termini la sto scoprendo al sinodo, perché il giovane che appartiene alla chiesa è altrettanto chiesa, no? È molto importante essere qui per un ragazzo pakistano come me, perché i giovani in Pakistan hanno molte difficoltà, ma siamo contenti perché sappiamo di non essere soli. Hai paura del tuo futuro da cristiano in Pakistan? No, noi siamo felici perché sappiamo che Dio è con noi. Lui cambierà tutto in ogni nazione. Come giovane cattolico è mio dovere proclamare il bene agli altri. Quindi no, non ho paura. Anzi, sono felice. So no, I'm not afraid. I'm happy.